Non è mica proibito fare visite private in ospedale. Non l'avete mai fatto voi? Diciamo che non è il nostro stile. È il vostro stile? Cos'è siete tutti omologati al capo unico Doc? L'hai detto tu, voi. Evidentemente si sente che siamo uniti, ma non c'è nessun capo, tantomeno Doc. Però lo stile di cui mi parli è il suo. Veramente si è sempre fatto così, anche prima. Quando Doc era primario, quindi. Ti assicuro che era molto diverso. E sentiamo, quale sarebbe questo vostro stile? La benedizione totale? Per il bene di chi? No, perché ti assicuro che a molti pazienti farebbe comodo farsi visitare privatamente. Ci guadagnano tempo, se lo possono pure permettere. Così l'ospedale non solo eh, si ferma, eccetera, ma risparmia anche un po' di tempo sugli altri pazienti. Messa così la fai sembrare un'opera di bene. Ma tu ci guadagni, oltre al tuo stipendio. Allora, che sei gelosa? Guarda che facciamo un lavoro che ci costa fatica e sudore. Io non ci vedo nulla di male a farlo fruttare meglio rispetto ad uno stipendio ospedaliero. Potevi fare la professione privata allora, se non ti importava nulla della sanità pubblica? Sì. Io credo che sia la sanità pubblica che non importa di me. Sai, quando ero bambino, ero su un aereo con mio padre. A un certo punto sentimmo un frastuono qualche fila più avanti, poi una voce all'altoparlante che, che chiedeva se ci fosse un medico a bordo. Una donna stava male, eravamo a 6.000 piedi a tre ore dalla nostra destinazione. Allora mio padre si alzò e tutti lo guardarono con ammirazione, con sollievo perché la situazione era tragica. Lui salvò la vita a quella donna. E fammi indovinare, tu in quel momento hai deciso che avresti fatto il medico come lui? Ecco mio nonno. Era pediatra di famiglia, era una fonte di ispirazione per una comunità intera. Non ci sono pazienti suoi più vecchi di me che ancora se lo ricordano. Mio padre, invece è primario di cardiologia, pensi che avrei potuto fare la, la professione privata? Non mi è mai saltato neanche in mente. Per me i veri dottori erano loro e quelli come loro. E allora che cosa è cambiato? Il covid. Mi ha aperto gli occhi. Proprio i medici come loro. Sono quelli che hanno combattuto contro il Covid in prima linea. Vuoi dire i medici come noi, Giulia? Tu c'eri, io lo so. C'ero anche io, abbiamo dato tutto lì, si è vista la vera abnegazione. Sonno, fame, paura, sete, angoscia, erano nulla di fronte a tutte le persone che morivano. Però noi due pochi abbiamo avuto. Un applauso. Date grazie per i vostri atti eroici e arrivederci. Guarda, io non mi aspettavo una medaglia, ma qualche cosa sì. Invece i soldi promessi alla risalita pubblica non sono mai arrivati. Per non parlare dei nostri straordinari, a qualcuno è andato pure peggio. Fido sotto inchiesta. Te ne rendi conto? È a loro che non importa di noi. Allora a me ci penso io. Io faccio il mio lavoro, curo i miei pazienti, e lo faccio pure bene. E con i soldi extra che mi faccio, vado un weekend a Parigi, E se você quiser vir, seja bem-vindo.